Sono nata in una famiglia molto povera. Era mia madre che ci manteneva. Il suo timore era che accadesse qualcosa ai suoi figli. Ma, purtroppo, le nostre paure più grandi a volte si concretizzano. Ci prenderemo cura di lei, così non subirà lo stesso destino dei suoi fratelli. L'ho letto in un libro. Persino la persona che sposeremo dipende dalla casa in cui nasciamo. E comunque non so quale madre o quale casa abbiano scritto il mio destino. Tu ti sposerai, figlio mio, tu ti sposerai. È davvero un bel guaio. Sa, i bambini giocano ancora per strada. Può capirlo perché non è del posto. Io conosco bene questa zona. Diventerà mia nuora. Mehdi è un uomo di buon cuore, un dono per il nostro quartiere. Tutte le ragazze lo vorrebbero, è così ambito, ma invece lui... Tutti camminiamo lungo un sentiero in questa vita, vero? E sai com'è il mio? È diverso, più complicato. Vuole soltanto portarla via da me. Ma non lo permetterò. La mia Zeynep è mia figlia, chiaro? E lei non sposerà mai quell'uomo. Zeynep, che cos'hai? Mamma, mi sento soffocare. Ti prego, non puoi fare questo. Zeynep, mi stai nascondendo qualcosa. Dato che hai preso la tua decisione, beh, vattene, fallo. Sono tornata per renderti felice, mamma. Adesso devi sposarti. Con chi? Mehdi, ricordi? Il miglior amico di tuo fratello. Non può essere, è impossibile. Chi è la ragazza che piace alla mamma? Si tratta della sorella di Ramzi, Zeynep. Sono certa che Mehdi è un ragazzo grasso e scortese, senza nessun obiettivo nella vita, un po' come i nostri padri. Non dirmi che tu sei... Zeynep. Mehdi. Tu ami Zeynep, vero? Ma certo che la amo. Allora riportami mia figlia. Io non so chi sono. Sto ancora cercando la mia vera casa. Io sono la tua casa. In prima assoluta, My Home, My Destiny. Prossimamente, su Canale 5.